palestra della Questura di Taranto, in corso un convegno promosso dalla Federazione Sindacale di Polizia dal titolo Ordine e Sicurezza Pubblica. Tanti i relatori, tante le istituzioni presenti. Particolarmente atteso l'intervento del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni. Sottosegretario, un momento di approfondimento su ordine e sicurezza pubblica, proprio in una fase in cui è in corso l'iter in Parlamento del DDL sicurezza. Quali sono le novità più salienti? Sì, un dibattito importante, utile e necessario per rafforzare la vicinanza dello Stato e delle istituzioni del Governo ai nostri operatori delle forze di polizia, soprattutto sul tema della sicurezza, sul tema dell'ordine pubblico, ringraziando i nostri operatori delle forze dell'ordine per quello che ogni giorno fanno per garantire il diritto a manifestare e la sicurezza di chi manifesta. Troppe aggressioni, troppe violenze, troppe minacce, troppe intimidazioni nei confronti dei nostri operatori, per questo il DDL sicurezza va esattamente in quella direzione. Si tratta di coniugare il diritto alla sicurezza da parte dei cittadini con la tutela degli operatori di polizia. Sicuramente sì, e di questo dobbiamo ringraziare il sindacato, la sigla sindacale FSP della Polizia di Stato per aver voluto questo importante convegno, che è appunto un momento importante di condivisione e di toccare con mano le difficoltà che noi conosciamo benissimo da parte del governo, ma che magari comunque vanno approfondite in sede di Parlamento e di legislazione. Lei è direttore del servizio reparti speciali, che giornata è questa per le forze dell'ordine? Niente, questa è una giornata di lavoro per le forze dell'ordine, è una giornata in cui facciamo un po' il debriefing di quanto accaduto negli ultimi servizi sia a Roma che in Val di Susa e qualche giorno prima a Genova. Noi ovviamente siamo sempre attenti a valutare la sicurezza del personale, delle forze di polizia, a valutare la sicurezza dei cittadini che manifestano. La Federazione Sindacale della Polizia di Stato. Sì, è un tema attualissimo, un tema in cui oggi abbiamo discusso e confrontati, anche perché gli ultimi accadimenti a Roma o altri dei mesi scorsi. Quindi noi che, come organizzazione sindacale, che abbiamo presentato un disegno di legge a garanzia dei colleghi per la loro sicurezza e tutela, ma anche per i cittadini tutti.